Ah, questa spada vuole... è assetata di sangue, è assetata, assetata di sangue. Vuole che uccidiamo tutti, intrecciamo tutto il cammino. Chi osa intrecciare il cammino della Franken One? Massima potenza! Salve a tutti ragazzi e ragazze, da vostro Zaskin Vincenzo Tenda, e oggi siamo qui non per un tutorial, più è una prova del mio parere della Bronca Warrior. Praticamente vi dico solamente una cosa: chi è interessato alla Bronca Warrior, perché sinceramente esteticamente è una figata pazzesca, la Bronca Warrior è ottenibile solamente sbloccando, si può sbloccare completando la quest Il Secondo Sogno. Per chi non sa come si chiama, non sa esattamente la quest di cosa, di quella che sto parlando, ovviamente Il Secondo Sogno. Vado a vedere sul mio canale, va a vedere tutti i video che ho fatto su questa quest. E niente, allora, primo fatto, la Bronca Warrior non è la spada ufficiale dello Stalker che è stata donata dal Sentinel Q-Brawl. Praticamente la Bronca Warrior è un pezzo per fare la Warrior, che la Warrior è ottenibile solamente uccidendo lo Stalker. Punto. E dico tutto. Però ovviamente la Bronca Warrior io l'ho provata e già senza alcuna mod, già a livello 0 fa un danno pazzesco a livello 30. E sì ragazzi, non sono pazzo, è vero. Ma ora andiamo a vedere la sua build, quella che ho messo io. Allora, prima cosa, la Fury, che purtroppo è una mod danneggiata. Fury mod danneggiato, 20% di velocità d'attacco. Poi Nordwind, giusto per rispecchiare il Frost. Northwind 90% di elemento del ghiaccio. Poi Organ Shatter 90% di danno critico, ottimo. Swording Strike 90% di perforazione, che ci può stare. Finish Touch 60% di esecuzione, quindi tipo se un avversario, il nemico è per terra, noi lo possiamo uccidere, boom, con un colpo, e la vittoria è assicurata ragazzi. Poi 1000 Powers, che esattamente dona 12,5% di probabilità effetto. Poi True Steel, che è esattamente 60% di probabilità di critico. Poi ovviamente danno critico del colpo pesante. Poi infine Victorious Frost, che dà 60% di ghiaccio più 60% di effetto. E niente, ora noi proviamo questa spada, la proviamo insieme a... Però voglio alzare un po' la posta in gioco, ragazzi miei. Allora, mettiamo Hide Launcher. Poi la difficoltà di livello, facciamolo, non lo so, 40. Sono matto dalle gare io. Ovviamente non ho messo invincibilità. Dai, livello 40 e vado su pesante. Dai, e simuliamo e che la challenge cominci. Ottima parata. Però ragazzi, sinceramente può fare più danno anche con la mod pressure point, che piano piano la mostrerò. Ovviamente la pressure point. Ah, qua ci devo fare la bolla. Non avrebbe fatto la valanga qua. Quindi pressure point è una moda che ti dà la possibilità, bella mazzata, ha la possibilità di donarti ben niente altro che 10. Quindi ti dà la possibilità di... esattamente cosa fare esattamente? Ti dà la possibilità di darti bella razzata per questo point, in grado di fare esattamente 120% di danno colpo a colpo, che è molto buono se, a parer mio. Poi chi ne dubita lo può anche scrivere qua sui commenti. Ripeto che questo point è una mod comune. Dai, fai i colpi, dai, parameli tutti. Dai, risali, risali, non morire. Prendi la salute, bravissima, dai, 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 bella, oh, voglio una bellissima salute, dai, la voglio la salute. Quando è su cosa questa salute?
ovviamente avvalendosi a livelli alti non è più in grado di saper diciamo, oltre a congelare, poi diciamo con un chiocco di vita, se si può dire così, è in grado di distruggere, ma no, in realtà sa fare congela e basta, invano le povere, congela. No, porco 2, no, porco 2, porco 2, no, uccidiamo questo e poi ci andiamo, dai. Porca 2, andiamo su nuova salute, buona energia, non fa mai male. Eccomi qua, più in forma che mai. Mi sto aiutando con le abilità per sopravvivere. I guaffi mi servono a questo, porca miseria. Dai. Che dire? Li ho battuti tutti. E niente ragazzi, qui il video si conclude. E qua spero che vi sia interessato a questo mio personalissimo, diciamo, parere sulla Broken World. Ma mi però non preoccupatevi che esattamente, però anche sulla Broken, sulla World stessa. Spero che vi sia interessata e piaciuta. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e in più consigliatemi nei commenti qualche, diciamo, parere, una prova su. Una prova che posso fare con un'arma che ho sull'arsenale. Scrivetemi sempre nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!